Facciamo il 33esimo giro, 33esimo giro. Iniziamo con il nostro vivagno fino ad arrivare al nostro diritto, che sono i nostri 10 punti, ok? Allora, il nostro vivagno, ok? Poi un diritto, una diminuzione semplice, un nostro punto lo passiamo, poi un punto lavorato e accavalliamo il nostro punto non lavorato. Ok, un gettato, tre diritti, uno, due, tre. Una diminuzione semplice, come sempre, non facciamo mai tutti questi giri, l'avrete capito, eh? Ok, un gettato. E l'ultimo nostro diritto. Questi sono i nostri 10 punti, ok? Adesso facciamo da asterisco ad asterisco, che sono i nostri 18 punti. Da qui sapete che dobbiamo sempre moltiplicare, cioè rifare per quanto abbiamo moltiplicato. Per cui continuiamo con allora, un rovescio, un diritto, un gettato e due maglie assieme a diritto. Ok, tre diritti, uno, due, tre. Un gettato, che metto bene l'ago, il ferro. Abbiamo detto un gettato, due maglie insieme a diritto. Ok, un diritto, una diminuzione semplice, passiamo il nostro punto, lavoriamo il successivo e accavalliamo il nostro punto non lavorato. Un gettato, tre diritti, uno, due e tre. Una diminuzione semplice, passiamo il nostro filo, lavoriamo il filo successivo, punto successivo e accavalliamo il punto non lavorato. Poi un gettato e il nostro diritto finale. Ok. Questi sono i nostri 18 punti. Ok? Ripetete di nuovo da un rovescio fino a un diritto. Ok? Per tutte le volte che abbiamo moltiplicato. Ci vediamo qui per gli 11 punti. Il 33esimo giro con le nostre 11 maglie. Mi metto vicino qui. Un rovescio, un diritto, un gettato e così via. Fino ad arrivare al nostro vivagno. Ok, allora facciamo un rovescio, per cui mettiamo il filo sempre al contrario, verso di noi. Un rovescio, scusate, un diritto, un gettato, due maglie assieme a diritto, ok, poi tre diritti, uno, due. 3, un gettato, due maglie assieme a diritto, un diritto e finiamo con il nostro gettato. Ok, abbiamo fatto questo. Adesso facciamo 34esimo giro, vedete, tutto a rovescio. Il 35esimo giro che sono i penultimi giri, quindi 35 e finisce con i 36. Ok, 35 facciamo il nostro i 10 punti come sempre. Ok, facciamo il nostro vivagno. Scusate, che adesso inizia a diventare un po' pesantino il lavoro. Ok, il nostro vivagno. Poi due maglie assieme a diritto. Mettiamo il nostro filo di qua al contrario, cioè verso l'interno fuori. Poi facciamo le due nostre scusate, mi si è mi viene un po' male. Ok, le due nostre maglie assieme a diritto. Poi un gettato, tre diritti, uno, due e tre.
Una diminuzione semplice, prendiamo il nostro punto, lo mettiamo nel ferro, lavoriamo il nostro punto successivo e accavalliamo il nostro punto non lavorato. Poi un gettato e di nuovo un diritto e un rovescio. Questi sono i nostri 10 punti. Adesso facciamo i 18 punti, che inizia con il diritto. Bene, così vedete bene. Facciamo un diritto, un rovescio, un diritto, un gettato e due maglie assieme a diritto. Ok, poi facciamo 3 diritti, 1, 2 e 3. Ok, un gettato, adesso dobbiamo fare 3 maglie assieme a diritto, 1, 2 e 3. Ok, dobbiamo prenderli. Ok, presi e li lavoriamo. Perfetto, abbiamo fatto le nostre 3 maglie assieme a diritto. Adesso facciamo un gettato, 3 maglie diritti, 1, 2 e 3. Una diminuzione semplice, come facciamo sempre, praticamente ormai l'avete capito, sono 35 giri che lo ripeto. Ok, poi facciamo un gettato, un diritto, un rovescio. Ok, questi sono i nostri 18 punti che abbiamo appena fatto. Ok, ripetiamo di nuovo da primo un diritto fino al rovescio, vedete, asterisco, asterisco. Ci vediamo qui per fare l'undicesimo punto, che è quella finale. E facciamo gli ultimi 11 punti, vedete? Ok, da qui a qui. Ok, facciamo un diritto, un rovescio, un diritto e un gettato, 2 maglie assieme a diritto, ok, poi 3 diritti, 1, 2, 3, un gettato, 2 maglie assieme a diritto. Ok, è un diritto. Finiamo con il nostro vivagno. Ok, abbiamo fatto noi i 35 giri. I 35 giri. Ok, facciamo il 30° giro, 36° giro tutto a rovescio e poi ci vediamo qui. Il 36° giro, vedete? Questo è quello che abbiamo fatto insieme. Praticamente adesso dobbiamo fare altri due gruppi uguale così, come abbiamo fatto noi. E vi faccio vedere per ricordare com'era. Ok, uno. Noi abbiamo fatto questo, il nostro colore già preso, e poi dovete iniziare a chi vuole giustamente farlo con i tre colori, cambiare di nuovo al primo giro per fare 36 giri. Ok, questo è il primo, questo è il secondo gruppo e il color panna è il terzo gruppo, vedete? Questo è il terzo gruppo. Un'altra cosa, chi lo vuole fare può farla in unico colore, lo sapete già. Io l'ho fatta così perché mi piaceva farla così. E niente, adesso io vi dico come proseguire. Facciamo un piccolo riepilogo. Verso il fondo troverete delle foto di tutti i punti, perché se non mi avete capito, non si sa mai, a volte sai, la prima volta che registro con i ferri non è lo stesso dell'uncinetto, per cui vi metterò
tutti i primi giri, i secondi giri, fino al trentesimo giro, un foglio dove io ho evidenziato la parte dove dobbiamo ripetere, così non avete problemi a proseguire, ok? Adesso vi dico come fare questa manica.